Sì, è vero, però devo dirti che cioè, lui mi trasmetteva delle emozioni proprio vere. E mi piaceva agli inizi, ma ora non lo soffro più. No, cosa matto. Comunque questo è un Durantino qui letale. Simone, letale. Quegli spunk in gara. E devo dire che sta canina mi piace veramente tanto. Mi ci trovo da Dio. Il discorso è che tu nell'area devi ragionare, cioè tu ogni discorso esca devi ragionare in funzione delle competizioni. Ah, Se in certo. allenamento, fai i disastri, vuol dire che in gara funziona. Più è efficace in allenamento, più in Meno fa. gara hai certezze. Per dirti un'esca che a me piaceva morire e che non riesco ancora a capire, è il Juju di Valken. Un'esca stranissima, mi ha risolto, un'esca molto strana, mi ha risolto situazioni in cui non mangiava con un tubo, situazioni in cui mangiava a bomba, non ci ho preso un pesce. Sì. Però ti dico, venendo dal bass fishing, io mi sto inna sono innamorato perso del vertical. Certo. Perché com'è il vertical nell'area è la massima espressione della tecnica. Quella che si avvicina di più alla mosca, se ci vadi, il salmone della pesca in verticale è una delle più belle e funzionali. Più che altro per il Infatti discorso. chi dice che non gli piace il vertical fa la mia vita. Cioè non ci sono discorsi che possono. È impossibile, no? Aurelio per esempio non mi piace, a me lo mai visto sta come lo vedo. Oh, mi danno delle gran botte e non ci rimango. Provo a rallentare un pelo come mi hai detto prima. Ma il vertical sta piacendo, ma come nel bass, Guarda. a chi non piace pescare a micro jig, secondo me è uno degli approcci più polivalenti possibili. Però bisogna saperci pescare, bisogna sapergli dedicare del tempo. Certo. Micro jig a vista, pianti una cannonata quando sei arrivato alla più bella. Fatto da solo. Comunque veramente quel gatto dovrebbe essere a 50 kg. Qui se l'è sgranocchiata senza far troppi complimenti. Miau! Ciao bella bestia! Sto sentendo come. Comunque secondo me mangiano un po' corto adesso, in generale. Faccio di tartare comunque un po' frassana, cioè. Io tutto inverno te lo sto facendo e veramente è una roba che se non provi non puoi capire quanto sia complesso e divertente al tempo stesso. Eccolo. Ultima trota e poi fuori dagli ovetti, nemicio, 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 non sei un gatto, sei una balena. E comunque anche loro in aria, loro fanno hai visto, fanno paura, Ah sì, sono delle macchine. però sono strasimpatici. Ma sì, sono molto pollici. Con lì una trota che attaccava un'altra trota.
Comunque ti fa, comunque fa bene ogni tanto fare, almeno uno per chi non fa area fa bene ogni tanto, secondo me, andare in area per No, no, sono d'accordo. tra virgolette terapeutico, perché Poche, almeno, cioè, finché lo fai così, poche pretese, molto relax, molto easy. certo, va fatto come tutte le Con cose, criterio. con criterio, facendo scelte oculate, andando con chi ne sa, Per con chi imparare. ne sa per imparare e sfruttare il discorso allenamenti. E noi bene o male siamo sempre a fare allenamento, perché l'ultima anch'io. Olè. Micio. Ultima trota. Giocava mio fratello, ho smesso di. Ho smesso di andare a vederlo perché sennò mi veniva. Lascia stare, guarda. Vedono delle robe aberranti. E questi sono piccoli. Ma sì, ma infatti è quello. Io devo dire che ho preso bene perché i miei genitori sono davvero molto, tutti molto con la testa sulle spalle e molto tranquilli. E infatti, poca borsa. Usando l'Alfred? No, No. Cic. Dice. Non riesco più a bollare un pesce. Metti sul tici, noi qua col tici ne prendiamo. No, eh. Che roba? Ma devo prendere la verticale. Cambiamo, i cambiamo in giro. Visto già, ho cambiato. Ho cambiato solo la modalità di recupero. Hai sentito la tocca? Sì. Comunque anch'io prima, Simo, cioè io non capisco un cazzo, però a volte anziché magari lasciarlo fermo dagli un colpetto lo recuperavo pianissimo come mi hai detto di fare e la sentivo la tocca. Ti dico, ho imparato, io a vertical sto imparando, mi ha dato l'imprima infarinatura, me l'ha data lui, poi io sono andato a pescare con, ho pescato. Pesco spesso con Daniele o con Fratti, l'altro Daniele dei TAS. E ho imparato un sacco da loro. Per il tracker. Sì. Sì, continuano a darci. Quando vengo a casa, Ti quando devo vengo a ridare casa il tuo Alfred, eh. tardi, da quando vengo qua Ricordamelo col che non me lo tic. voglio. Ah, io non mi ricordo. Ricordati tu perché sono Allora andato. te lo do. Se non ti scoccio te lo do adesso. Tanto Non ce non l'hanno lo ancora loro. sto usando adesso. Mi sono piastato con questo.